Ogni piccola cosa conta. Mettila al centro. Dai energia al futuro, a ciò che ti sta intorno. Power your world. IONIQ 5, 100% elettrica. Mira Orvieto. Servizi integrati end-to-end. Movimento terra, trasporto, forniture, smaltimenti e servizi relativi a lavori ferroviari di armamento e demolizione. Mira Orvieto. Un servizio puntuale e di qualità. Via Angelo Costanzi 58, telefono 0763 302398. Ceprini Costruzioni, via dei Muratori, ad Orvieto, telefono 0763 316137. Gruppo Biagioli, edilizia, lavorazione inerti, movimento terra, recupero e trattamento materiali inerti. Via Taro 6, Orvieto, telefono 0763 340784. La più cordiale buonasera amici sportivi, appassionati di calcio, ben ritrovati al campionato regionale di eccellenza, 24esimo turno per l'Orvietana che affronta la trasferta di Castel del Piano in una sfida che ovviamente racchiude le sue difficoltà. L'abbiamo visto 7 giorni fa nella sfida interna contro l'Angelana, un'Angelana rinata, rimodulata, che ha dato sicuramente filo da torcere alla capolista. Quest'oggi di fronte c'è un Castel del Piano che è reduce da 5 risultati utili consecutivi, una squadra che piano piano si sta ritagliando un suo posto nelle zone proprio a cavallo tra i play-out e la zona salvezza. Vedremo come riuscirà, se riuscirà, la squadra guidata in panchina da Stefano Cardinali a salvarsi in questo campionato. I fischietti Michele Coppola di Castellammare di Stabia, Andrea Silvioli di Foligno, Arban Criccu di Foligno sono i due assistenti. Castel del Piano con Tamburini, Barluzzi, Proietti, Moscatelli, Camilletti, Menchetti, Mancinelli, Mezzasoma, Perri, Gazzè e Bonaventura. A disposizione del tecnico Cardinali Marsala, Talarico, Costantini, Patalocco, Mercus, Sisani, Esenai, Corboli e Mancinelli Cristian. Risponde la capolista in consueta casacca bianco-rossa che si dispone da destra a sinistra dei vostri teleschermi con Frola, Biancalana, Flavioni, Guinazzu, Greco, Fa per due, Proietti, Guazzaroni, Sciacca, Bragaletti e Abubakar Keita. A disposizione ci sono Rossi, Lanzi, Barbini, Boninsegni, Cipolla, Baci, Di Patrizi, Graziani e Vicaroni. In panchina quindi anche l'ultimo arrivo in casa orvietana, ossia Marco Boninsegni, difensore centrale, mentre sono partiti in questo momento le due squadre. Calcio d'avvio per il Castel del Piano sul settore di destra, pallone che termina direttamente out per la rimessa in gioco della formazione capolista di questo raggruppamento che con 54 punti guida la classifica, più 5 ora sul Lama che nell'anticipo di sabato ha pareggiato 1-1 in casa con il Sansepolcro, un pareggio che ovviamente in casa orvietana serve a qualcosa. Qui rischia un po' Tamburini sulla pressione di Sciacca, la respinta di Guinazzo, il pallone ribattuto, siamo nella zona centrale del campo, Proietti lo insegue, lo serve a Biancalana ancora in profondità sul settore di destra dove c'è il movimento di Keita, pallone irraggiungibile però per il numero 11, molto atteso anche lui, un campionato costellato sì da prestazioni positive, anche se in alcune circostanze sono state più le situazioni insomma che l'hanno visto con qualche errore di troppo. Intanto Barluzzi
prova a dare in profondità questo pallone, c'è la buona chiusura di Fa per due sulla pressione di Bonaventura, allora Fa per due finisce a terra, mantiene il possesso del pallone, si continua a giocare, la palla è uscita sul fondo direttamente per la rimessa di Carmine Frola. Un minuto e mezzo dall'inizio del match, il risultato è fermo sullo 0-0 qui alla comunale di Castel del Piano. Una prova importante per la capolista, soprattutto in virtù del fatto che si conosce già il risultato di Lama. Una vittoria consentirebbe di riportarsi a quel più 8 che c'era la vigilia dello scontro diretto e recuperare subito la posizione. Sciacca si gira bene, fa da sponda molto bene per Proietti, che allarga a destra per Biancalana, si distende l'Orvietana, zona cross, lo effettua, ribattuto, ma c'è Guazzaroni che recupera il pallone, lo lotta con Proietti, ancora Proietti e Keita, se ne va il numero 3 sul settore di sinistra, ha un po' di spazio, lo insegue Keita, poi si ferma, perde il pallone che termina direttamente in fallo laterale per la rimessa in gioco della formazione di Gianfranco Ciccone. Pronto Biancalana per la rimessa. Pallone lungo, il colpo di testa, ancora Biancalana sulla sua ala, cercare Keita, il controllo laborioso, ma si inserisce bene Proietti, ancora Proietti che va a guadagnarsi la rimessa laterale. Ottimo inserimento di Proietti, subito decisivo nella sfida contro l'Angelana, appena entrato sul rettangolo. Una gran partita domenica scorsa contro l'Angelana, seppur per il solo secondo tempo. E qui Ciccone si distreggia in un elegante controllo. Si ripartirà con questo calcio di punizione in favore della formazione biancorossa. Ci prova Greco con il suo sinistro a scodellare in mezzo. Parte la conclusione lunga, finisce a terra un giocatore, si tratta di Camilletti di Moscatelli. Fischio arbitrale, calcio di punizione in favore del Castel del Piano. 4 minuti e mezzo dall'inizio del match, pressione alta, intanto Tamburini rischia un po' sulla pressione di Sciacca e fa fatica ovviamente la squadra di Cardinali sulla pressione a tutto campo dell'Orvietana. Subito Sciacca, vedete come non consente di giocare e va subito in pressione, ancora a recuperare palla l'Orvietana con il rilancio, l'anticipo secco di Guinazzo, palla molto alta per l'Orvietana, se ne va Bracaletti, settore di sinistra, il sinistro di Bracaletti e la parata a terra di Tamburini. Grande pressione, grandissima pressione sul portatore di palla, anche qui altra pressione sul rilancio lungo, la palla ancora recuperata dall'Orvietana con Greco che la alza per Guazzaroni che finisce a terra, tutto regolare dice l'arbitro. C'è la buona sponda a favore di Camilletti che gira dalla parte opposta per l'inserimento di Proietti. Proietti è inseguito da Keita, Proietti in zona cross, lo effettua, c'è una deviazione, il pallone controllato in anticipo da Fa per due che subisce il fallo, calcio di punizione per la difesa biancorossa. Subito grande pressione, subito un'occasione per Bracaletti. Pronto Frola per la rimessa dal fondo. Questo calcio di punizione battuto lungo in mezzo al cerchio di centrocampo, pallone recuperato su Guazzaroni da parte del Castel del Piano che si propone con Barluzzi sul settore di destra, la palla è uscita.
rimessa che sarà affidata a Flavioni. Cerca compagni, pallone lanciato in profondità per Sciacca che lo protegge, poi lo scambia in profondità con Flavioni che mette ancora in movimento i compagni. Siamo già dalla parte opposta, sul settore di destra, dove Keita va alla ricerca di questo pallone, ma non ce la fa a mantenerlo in campo, che esce sulla chiusura di Mattia Proietti, che va alla rimessa con le mani. Il rilancio di Camilletti, poi il pallone è recuperato da Proietti, che lotta ancora con Mancinelli, guadagna una rimessa, ancora Biancalana. Bacaletti fa filtrare l'anticipo ancora su Keita, poi Biancalana commette fallo, calcio di punizione. Sale per la battuta Moscatelli. Fa calciare la squadra biancorossa. Attenzione a questo pallone messo in profondità per Bonaventura, che lo mantiene ancora vivo. Bonaventura prova a passare su Biancalana, che lo chiude molto bene. E poi perfezione al rilancio, guadagnando una rimessa. Ormai in pianta stabile Filippo Biancalana, anche perché Lanzi ha avuto problemino fisico che sembra comunque completamente recuperato, seppur non l'ha voluto rischiare. Adesso Keita ruba palla, attenzione a Keita che dà a Sciacca questo pallone controllato male dall'attaccante e rilanciato lontano. Allora Guinazzu, bene per Flavioni, la sponda a favore di Greco, alza la testa, va al cross ribattuto dalla pressione di Gianluca Gazzè. Palla in fallo laterale, la rimessa in gioco è per l'Urvietana. Pronto Flavioni, il tocco a scambiare con Greco, ancora l'inserimento di Mezzasoma, uno dei tre fuoriquota insieme a Perri e Muscatelli nelle file del Castel del Piano, poi praticamente tutta la difesa. Ancora Flavioni, altra rimessa. Ancora Flavioni, pronto con le mani, pallone lungo centralmente a cercare Sciacca. Ancora Flavioni, ancora questo pallone lungo verso Sciacca, il colpo di testa, poi Guazzaroni si inserisce a sinistra, va al cross ribattuto, pallone in angolo credo, no, in fallo laterale. Pronto a batterlo Flavioni, lungo in mezzo, Sciacca, poi Guazzaroni in area, Guazzaroni conclusione, ribattuta da un difensore con palla che termina in angolo. Primo angolo della partita per la formazione biancorossa. Nove minuti, 40 secondi. Vitana che va alla battuta di questo angolo con Greco, direttamente a cercare una conclusione dall'esterno di Bracaletti, ma è stata letta bene stavolta la scelta di Danilo Greco. Ha cercato un assist per un tiro al volo di Bracaletti. Palla in fallo laterale per la rimessa in gioco ancora del Castel del Piano, con palla che termina ancora in fallo laterale, stavolta però l'ultimo tocco è di un giocatore locale. Rimessa per Biancalana, pallone in lungo, il colpo di testa, poi la palla che è recuperata ancora una volta da Sciacca, rilanciata in profondità a cercare l'inserimento di Perri. Poi il colpo di testa di Gazzè, quindi Sciacca prova a dare a Keita, ancora la pressione di Sciacca, Guazzaroni, Sciacca in aria, riesce a mettere dentro un pallone, non c'è nessuno, arriva adesso Proietti che ripropone ancora dentro questo pallone rimesso fuori dalla difesa perugina.
poi Proietti che va a lottare su questo pallone ma commette fallo, calcio di punizione. Però l'impressione è che quando l'Orvietano affonda il Castel del Piano vacilla nella fase difensiva, si crea sempre un po' di scompiglio. Adesso ci sono state due situazioni molto interessanti con l'Orvietana che è arrivata nei 16 metri, la conclusione di Bracaletti e anche questa situazione che si è verificata pochi istanti fa crea ovviamente qualche malumore in casa Castel del Piano. Ancora un colpo di testa a proseguire per Bracaletti, poi Keita, la chiusura di Menichetti, quindi il lavoro di Proietti sull'ala sinistra a cercare il movimento di Gazzè, tallonato da Biancalana che lo ferma, quindi Greco, passaggio arretrato per Flavioni ma riesce comunque a conquistare palla, si allarga Flavioni, si ferma Greco, cambia idea, prova dall'altra parte, poi ci ripensa ancora di qua, allora Flavioni, possibilità per il cross da parte di Flavioni, bello dentro in mezzo, ancora l'anticipo di Greco, poi Guazzaroni, zona tiro, Guazzaroni, la conclusione e la parata di Tamburini. Bravo Guazzaroni a trovarsi questo pallone senza pensarci su, tiro peraltro piuttosto interessante perché era indirizzato proprio sotto la traversa, peccato che era in posizione piuttosto centrale, Tamburini ha avuto la meglio mettendo il pallone ancora in corner, il secondo che va a battere l'Orvietana con Bracaletti e Greco. Si allontana Greco, parte Bracaletti, il cross lungo, fa per due, posizione di ala destra, fa per due, cerca lo spazio, riesce a crossare molto bene, il colpo di testa ancora ribattuto, poi Greco, la conclusione, chiuso, senza fallo dice l'arbitro, si continua a giocare con fa per due, mentre Greco si rialza, ancora fa per due, in aria, fa per due, mette dentro ancora il pallone, pericoloso. Pericoloso, poteva tentare anche una conclusione, fa per due, non era il suo piede preferito ma era sicuramente in una posizione in cui poteva creare qualche problema alla difesa di Tamburini. Però anche in questa circostanza Orvietana pericolosa, pallone in profondità, viene recuperato dai blu di casa, fischio arbitrale, calcio di punizione nei confronti di Biancalana. Lo batte, fa per due. Per Greco. Prova una pressione Gazzè e Bonaventura. Scivola Greco al momento del rilancio ma riesce a servire sul settore di sinistra Flavioni, ottimo il colpo di testa a favore di Guazzaroni, bella questa azione ma si chiude ancora la difesa del Castel del Piano e allora prova a ripartire la squadra di Cardinali con questo rilancio di Mancinelli che però termina direttamente sul fondo, predica calma Cardinali. Pronto Biancalana, rimessa lunga per Sciacca che fa da sponda per Keita, Keita settore di sinistra, Keita va al cross, interessante, lungo però da quest'altra parte Guazzaroni, mantiene vivo il pallone, lo scambia molto bene per Flavioni, il cross dentro per Sciacca, poi arriva Greco, il palleggio, limite dell'area, Greco ancora un tocco, ancora da allargare a favore di Guazzaroni che nel frattempo si era fermato per non finire in posizione irregolare, niente da fare, l'azione si perde in fallo laterale ma anche qui quarta azione pericolosa dei colori biancorossi che si sono mostrati con una certa pericolosità in area avversaria e dicevamo con non poca fatica quelli del Castel del Piano sono riusciti a liberare la propria area di rigore. Ora Barluzzi pronto per la rimessa, pallone lungo in profondità, ancora in vantaggio, fa per due, lascia l'uscita a Frola,
pressione alta e allora Frolla decide per il rilancio. Cercare Flavioni sulla sua ala per Guazzaroni, guadagna una rimessa, poi la rimessa subito lunga a favore di Sciacca. Sciacca in posizione di ala sinistra, cerca lo spazio, Sciacca attaccato, raddoppiato, si trascina il pallone fuori, ma la rimessa all'ultima è dell'Orvietana. Ha fatto segno il direttore di gara. Pronto per la rimessa Flavioni. Sembrava per un attimo l'ultimo tocco di Sciacca. Allora Flavioni, pronto lui con la rimessa laterale. Il tocco a favore di Greco che finisce a terra, forse un colpo subito per Greco. C'è una ferita vistosa all'occhio, mi sembra, Greco. Infatti, avevamo visto giusto, sanguina il giocatore dell'Orvietana. La situazione ovviamente in classifica adesso potrebbe sorridere ai colori biancorossi, ma c'è da superare questo ostacolo. L'impressione è che in questo avvio la squadra di Gianfranco Sciccone vuole fare la partita, va in pressione alta, va in massima pressione, cerca di rubare palloni interessanti e soprattutto mantiene la trazione anteriore. L'arbitro Coppola stavolta non ha ravvisato nessun intervento falloso nei confronti di Greco, seppur un contatto c'è stato con il difensore. Rimani giù Greco. E allora si sta procedendo ad una medicazione per Danilo Greco. E infatti ha una vistosa fasciatura. Eh sì, ancora a terra Greco. A disposizione di Gianfranco Ciccone ci sono Rossi, Lanzi, Barbini, Boninsegni, Cipolla, Baci, Di Patrizi, Graziani e Vicaroni. Mentre si rialza adesso Danilo Greco. Subito un colpo alla sopracciglio destro, uno sguardo da parte del medico, sembra tutto a posto per Danilo Greco, si riprende a giocare. Pronto Barluzzi. Pronto Tamburini. Effettuare questo rilancio lungo, il colpo di testa di Fa per 2, poi quello di Greco. Entrato subito di nuovo in campo. L'anticipo di Flavioni, poi Sciacca va in pressione su Moscatelli che riesce a perfezionare il rilancio, quindi proietti, mette a terra, prova a ragionare, lo fa bene per Bragaletti, possibilità per andare Bragaletti, zona tiro, lo effettua, colpisce non bene, palla che si perde sul fondo, ma anche qui si potrebbe dire quinta azione potenzialmente pericolosa per l'Orvietana. Pronto Tamburini. No,
il rilancio, il colpo di testa di Fapper, poi il pallone nella zona di Keita, l'ultimo a toccare è Proietti, palla in fallo laterale, la rimessa in gioco di Biancalana, si fa vedere Gregu, il pallone per Bragaletti che lo gira ancora a favore di Keita, fischio arbitrale, posizione irregolare di Keita. Battuto all'indietro a favore di Tamburini, poi il colpo di testa ancora per Sciacca che è tornato dal fuorigioco, quindi Keita, ancora Keita prova a girare da quest'altra parte verso Guazzaroni, c'è la buona chiusura di Barluzzi con palla che termina oltre la linea laterale, la rimessa in gioco effettuata subito da Flavioni a favore di Guinazzo, ancora Flavioni, pescato Bragaletti, il controllo di Bragaletti in mezzo a due avversari, Bragaletti lotta insieme a Mezzasoma, quindi Greco fa filtrare ancora verso Sciacca, ancora Greco prova ad alzare questo bel pallone per Guazzaroni in area, un'invenzione reale sotto pressione con tre uomini davanti è riuscito a far pervenire a Guazzaroni un pallone d'oro e arriva il terzo angolo della partita per l'Orvietana. Pronto per la battuta Andrea Bragaletti. Parte Bragaletti, il pallone in mezzo, la respinta da parte di Tamburini, quindi Guazzaroni. Ancora per Bragaletti, punta l'avversario Bragaletti, si tratta di Perri che lo ferma. Arbitro che ferma il gioco, assegna un calcio di punizione. Anzi no, il pallone è uscito. Semplice rimessa per il Castel del Piano. Pallone è lungo verso Greco che arriva però in ritardo. Gazzè fermato, ancora Greco recupera, sbaglia l'appoggio. Si allunga il pallone Camilletti, favorisce l'intervento di Proietti, quindi Sciacca ancora subito a verticalizzare per Guazzaroni, esce Tamburini al limite della propria area di rigore, ancora il pallone giocabile in favore dei biancorossi con Sciacca che anticipa l'avversario che lo mette giù, Moscatelli con un tocco sul piede slanciato, calcio di punizione in favore dell'Orvietana. Michele Coppola di Castellammare di Stabia, si torna con una nuova designazione extra regionale. Bragaletti e Greco, certo la distanza è ragguardevole. Si allontana Greco, ci prova Bragaletti. Cercare proprio il blocco a favore di Fapper 2, pescato in posizione irregolare, lo rivedrei io questa posizione irregolare, perché Fapper 2 era stato lanciato in maniera perfetta da parte di Bragaletti, situazione sicuramente da rivedere. C'è un problema però per Cardinali che è costretta a un cambio. Pronto con il numero 15 entrare sul rettangolo Patalocco. Ed esce Proietti. Sicuramente qualche situazione fisica, qualche problema fisico per Proietti, costretto dopo 25 minuti e 50 secondi a effettuare il primo cambio il Castel del Piano, e Orvietana che deve cominciare ad affondare il colpo. Pronto Flavioni per Greco, si gira Greco, riesce a toccare a Guinazzo che scodella in profondità per Sciacca che mette in movimento Guazzaroni, ancora in anticipo
Moscatelli. Buono il lavoro, anzi si trattava di Mancinelli, di Menchetti, che aveva lavorato bene questo pallone. Adesso Casteldelpiano che prova ad impostare un'azione offensiva, fino a questo momento nessun problema per Frola. Camilletti scambia con il compagno Moscatelli, guadagna un calcio di punizione. Lo stesso Menchetti si incarica della battuta. Parte Menchetti sul lato a cercare l'inserimento direttamente con un colpo di testa che termina sul fondo. Nessun problema per Frola. Vitana che può reimpostare. 27 minuti, 20 secondi dall'inizio del match. Il risultato è sempre fermo 0-0 qui al comunale di Casteldelpiano. Colpo di testa con il rilancio effettuato, la buona aggancio di Guinazzo. Poi il pallone per Frola non proprio preciso, va a effettuare il rinvio Greco, la possibilità per Bragaletti che ha un po' di spazio sul settore di destra. Si ferma Bragaletti, attende l'arrivo di Biancalana, gli serve questo pallone. Poi Keita, perfezione in profondità per Sciacca, la chiusura di Moscatelli. Con palla che termina in fallo laterale per la rimessa in gioco dell'Orfietana in zona d'attacco. Battuto a favore di Bragaletti. Bragaletti, il tocco per Proietti ancora! Una conclusione di Proietti e la parata di Tamburini. Orfietana di nuovo pericolosa, di nuovo pericolosa al 28esimo minuto con la conclusione di Proietti e quarto angolo della partita per la squadra di Gianfranco Ciccone, che sta cominciando a spingere sull'acceleratore. Prova a battere Greco, il pallone dentro, Sciacca di testa, debole, Tamburini recupera il pallone. Barluzzi, la pressione di Greco, il pallone è lungo in profondità, Frola, al limite della propria area, recupera e mette in moto, Fabio fa per due. Proietti, la sciabolata a cercare Flavioni, l'anticipo di Barluzzi, pallone recuperato da Bonaventura che lo smista a favore di Camilletti, da questi a sinistra, ancora questo pallone in profondità, la buona chiusura ancora della retroguardia biancorossa, fermato Gazzè. Allora Keita chiama in causa, fa per due da questi a Guinazzo. Ancora fa per due a cercare Guazzaroni, il tocco è buono per Bragaletti, attenzione a Bragaletti, Bragaletti contro Barluzzi, prova lo spunto Bragaletti, se ne va bene su Barluzzi, lo mette dentro, Sciacca è dentro una volta e la palla che finisce in rete, Damian Sciacca, grande lavoro di Andrea Bragaletti sul settore di sinistra, oscurati dal palo sul rettangolo di gioco. E va bene lo stesso perché l'Orvietana è passata in vantaggio 1-0 grazie alla rete realizzata da Damian Sciacca. E adesso sul solito sguardo ad occhiali a cercare la sua dolce metà in tribuna. Sciacca torna a segnare, decimo centro stagionale, ci aveva promesso la doppia cifra ad inizio stagione, l'ha mantenuta. Damian Sciacca, 10 gol e adesso l'appetito viene mangiando ovviamente, e questo è un gol importante, un gol che rilancia ovviamente l'Orvietana più 8 sull'ama, un gol che era nell'aria perché l'Orvietana stava spingendo, lo stava facendo con una certa pericolosità, avevamo noi segnalato 5 azioni potenzialmente pericolose. E alla sesta l'Orvietana ha fatto centro con la girata di Damian Sciacca sotto porta. 1-0 per l'Orvietana. E adesso Casteldelpiano che deve fare di più. 31 minuti, 14 per la chiusura della prima frazione di gioco. Mentre c'è un angolo,
per l'intervento di Biancalana, il primo angolo della partita per il Castel del Piano che prova a reagire. Gazzè lascia l'incombenza a Mancinelli. Pronto Mancinelli. Pallone in mezzo, il colpo di testa, poi la conclusione tentata di prima intenzione da Camilletti che non inquadra la porta. Palla che si perde decisamente sul fondo, nessun problema, dicevamo 32 minuti di gioco, 13 al termine del primo tempo, 1-0 in favore dell'Orvietana grazie al gol realizzato da Gabriel Damian Sciacca. Pronto Frola a effettuare il rilancio nella zona centrale del campo, svetta su tutti i Menchetti, poi il pallone è rilanciato in avanti da Bragaletti, messo a terra da Guazzaroni, poi Sciacca che fa bene da sponda per Bragaletti che si ripropone sul settore di destra, può allargare, lo fa bene ora a favore di Keita, Keita lo spunto, ancora Bragaletti, ha un po' di spazio, si fa vedere i proietti, Bragaletti si ferma, tocca a Biancalana che arriva di gran carriera sul settore di destra, va al cross, viene ribattuto dal neo entrato Patalocco. Rimessa con le mani, pronto ad effettuarla a favore di Bragaletti, altra rimessa per l'intervento di Gazzè. Greco, zona cross, lo effettua, interessante il colpo di testa di Guazzaroni che si alza oltre la traversa, buon tentativo ancora una volta in acrobazia per Rocco Guazzaroni che non è nuovo a situazioni di questo tipo. Ci ha deliziato la scorsa settimana con una bellissima rovesciata volante dal limite dell'area che non ha avuto fortuna. Ma sempre attivo Rocco Guazzaroni. Ancora Proietti a girare questo pallone che termina direttamente in fallo laterale per la rimessa in gioco dei padroni di casa. Fa per due. Respinge ancora in avanti, Keita finisce a terra, Bragaletti riconquista palla, la cede a Guinazzo, si fa vedere Flavioni, Guinazzo si ferma, tocca a Greco, scambiano ancora i due, ancora Guinazzo, preferisce giocare tranquillo e lo fa bene, ancora dentro, a favore di Greco, che poi va subito a verticalizzare dalla parte opposta per Keita, buona l'idea. È questo che fa Danilo Greco. 2, 3, 4 passaggi quando è necessario e poi appena vede l'imbeccata giusta, come in questo caso di Keita, prova a servirlo in profondità. Il pallone è lungo, ancora il colpo di testa di Proietti, la palla che arriva ancora verso Keita ma termina direttamente sulla panchina orvietana. Fa per due, ancora alzare questo pallone, Sciacca, Greco, ancora a pescare sul settore di destra Bragaletti, ancora un assist d'oro del numero 5, ancora Bragaletti, zona grossa, lo effettua dentro la palla con Keita che la controlla male e termina direttamente sul fondo. E anche qui Orvietana che è arrivata all'interno dei 16 metri in maniera pericolosa, non trovando la conclusione finale ma mettendo ancora in apprensione la formazione di Cardinali che adesso fa fatica ad uscire sulla pressione, commette fallo Keita, calcio di punizione con Menchetti, battuto lungo, colpo di testa di Flavioni, poi Guazzaroni va a controllare il pallone, lo serve a Greco, ancora a favore di Flavioni, si fa vedere Greco, Flavioni cerca centralmente molto bene, ancora Sciacca che si propone ora a sinistra per Greco, zona cross, cerca la pennellata sul secondo palo, la conclusione di Bragaletti che strozza troppo la mira, colpisce dall'alto verso il basso, la palla colpisce terra e si alza, però anche qui un'ottima azione che era proprio iniziata da Greco. Qui fischio arbitrale
c'era già un fallo in precedenza. Battuto. La pressione ancora di Sciacca. Casteldelpiano che non cambia la sua filosofia. Lo aveva fatto anche nel match di andata. La squadra di Cardinali prova sempre a giocare palla a terra sin dal primo passaggio del proprio portiere. Una situazione che ovviamente con una pressione alta dell'Orvietana crea qualche problema se non si riesce a palleggiare con un tocco o al massimo due. Adesso ancora Bragaletti a lanciare Sciacca, c'è l'anticipo, c'è Guazzaroni, l'anticipo di Tamburini che mette direttamente out. E anche qui pressione di Rocco Guazzaroni. Pronto Flavioni per la rimessa con le mani lunghi in avanti, l'appoggio a favore di Guazzaroni, poi da quest'altra parte fa per due. Lascia Barluzzi l'incombenza della rimessa a Mancinelli. Altra rimessa. Guadagna piccoli passi. Ora Barluzzi ci prova lui con le mani in avanti. Il colpo di testa di Guinazzu. Poi il rilancio di Bragaletti che mette in moto Keita. Avanza Keita, si propone Biancalana. Lo serve ora Keita. Biancalana all'indietro a favore di Greco, pressato da Bonaventura, si rifugia in fa per due che chiama in causa Frola. L'irrancio dell'estremo difensore, ancora la rispinta, poi il pallone messo a terra da parte di Gazzè. Bonaventura lotta da terra, questo pallone messo in profondità ancora per Guazzaroni che se ne andava, ma l'arbitro ha fermato il gioco, ha segnato un calcio di punizione in favore del Casteldelpiano. Allora la rimessa già effettuata con questo pallone all'indietro per Tamburini. La sciabolata lunga, il colpo di testa di fa per due. Poi mette a terra Camilletti. Patalocco, azione manovrata da parte del Casteldelpiano, ma la pressione di Biancalana dai suoi frutti. Pallone recuperato con Bragaletti che lancia ancora Biancalana sul settore di destra, arriva la chiusura del numero 4 che poi è bravo a far calambolare il pallone su Biancalana e metterlo in fallo laterale per la rimessa in gioco dei ragazzi di Cardinali. 1-0 al nostro cronometro, siamo al 39-40 secondi, si avvicina il 45esimo e la pausa di questa partita fino a questo momento ben giocata dall'Orvietana che ha messo subito le cose in chiaro creando diverse buone soluzioni offensive e soprattutto non subendo niente fino a questo momento. Ancora Guinazzu che cerca l'anticipo su Perri. Calcio di punizione subito battuto. L'arbitro ha fermato il gioco. Richiama adesso Bragaletti. Pronto il calcio di punizione battuto da Mancinelli. Sulla sfera anche Camilletti. Parte Camilletti, pallone a girare direttamente su Carmine Frola che esce in presa aerea sicura.
Keita. Si gira bene Keita, salta un avversario Keita, zona tiro Keita, ci prova e non trova la porta. Però azione viva da parte di Abubakar Keita. Subito pressione. Va a effettuare il rilancio, il colpo di testa, la palla recuperata. Pallone a terra con Camilletti che lotta con Proietti, guadagna un calcio di punizione numero 5. Lascia la battuta a Menchetti. Lo scambio con Moscatelli, quindi Patalocco sulla sua ala a cercare lo scatto di Gazzè. Non ce la fa a mantenere in campo il pallone Gazzè. Azione che si perde in fallo di fondo per la rimessa di Carmine Frola. 42 minuti e mezzo di questa di questo primo tempo. Risultato di 1-0 grazie al gol di Sciacca alla mezz'ora. Un gol che ci sta tutto fino a questo momento per la buona prestazione dell'Orvietana mostrata fino a qui. Adesso ci prova Barluzzi sul settore di destra, viene chiuso da Flavioni, quindi Mancinelli, Camilletti. Ora il tocco di Moscatelli, la chiusura e Sciacca prova a ripartire in contropiede, attaccato alle spalle sul piede di appoggio, c'è cartellino giallo nei confronti, mi sembra, di Moscatelli. Ammonito Moscatelli. Tutto a posto, si rialza Sciacca. Pronto Greco nei pressi Flavioni. Pronto Greco. Pallone in mezzo sul primo palo, sfila ancora una volta per poco, fa per due. Qui Tamburini allarga bene con le mani per il compagno Barluzzi, poi in profondità sbaglia Guinazzu, poi Mezzasoma, l'apertura a sinistra, possibilità per il Casteldelfiano con il cross basso, c'è la buona chiusura di Biancalana che perfeziona il rilancio direttamente lontano verso Sciacca, c'è la chiusura di Mancinelli, il pallone in profondità finisce a terra un giocatore dell'Orvietana, si tratta di Flavioni. Calcio di punizione anche Greco, terminato a terra, calcio di punizione in favore dell'Orvietana. 45 minuti scoccati, vediamo quanto recupererà il direttore di gara. Pronto a battere Carmine Frola, possibilità per l'Orvietana di impostare una nuova azione offensiva, il rilancio è lungo, direttamente out però da parte di Frola. Allora pronto con le mani Barluzzi, il colpo di testa a girare di Bonaventura centralmente. Il rilancio direttamente lungo verso Sciacca, è in anticipo ancora Tamburini. Pronto Tamburini, effettua il rilancio lungo, il colpo di testa di Biancalana, quindi il tocco di Proietti a favore di Keita che controlla male, guadagna rimessa
se n'è andato il primo minuto e mezzo di recupero con un colpo di testa da parte di Fa per 2, poi quello di Keita, pallone rilanciato lungo, il colpo di testa di Fa per 2, poi quello messo a terra da parte di Camilletti, Fa per 2, guadagna un calcio di punizione. Subisce un fallo di mestiere, calcio di punizione. ...47 minuti... pronto Frola, effettuare il rilancio lungo, il colpo di testa, poi Greco prova a domesticare bene questo pallone, lo serve a Fa per 2, quindi Biancalana, e arriva il duplice fischio del direttore di gara dopo 2 minuti e 20 secondi. Può bastare, si va negli spogliatoi con il risultato di 1-0 grazie alla rete di Sciacca. Omar, officina veicoli industriali, è riparazioni, allestimenti, pneumatici e servizio di assistenza di mezzi adibiti al trasporto. La Omar è centro revisioni automobili e veicoli industriali. Omar, via dei Tessitori 14, Bardano di Orvieto, telefono 0763 316284. IPC SRL, impresa Petrangeli Cesare, lavori edili e ferroviari, telefono 0763 316193. Guazzarotto Costruzioni, edilizia residenziale pubblica e privata, edilizia commerciale ed industriale, demolizione e movimento terra, restauri e riqualificazioni, opere infrastrutturali e servizio immobiliare. Guazzarotto Costruzioni, l'obiettivo principale del nostro lavoro è la completa soddisfazione dei clienti.